Buonasera Tino Scopelliti, lei è il vicepresidente dell'ASI, Associazione Sportiva Italiana, che si è aggiudicata l'appalto per la gestione dell'inauguranda piscina comunale di Bova Marina. Ci può dire quali sono le sue sensazioni? Ma in questo momento tanta soddisfazione perché in soli 2 mesi questa piscina ha cambiato volto totalmente. Siamo entrati in una situazione a dir poco disastrosa, con gli uccelli che volavano dentro, con nidi e quant'altro. E oggi avete visto, e state vedendo, una piscina completamente rinnovata, ristrutturata, frutto di giornate di lavoro, ovviamente del presidente regionale Peppe Melissi, del presidente provinciale dell'ASI Fabio Gatto, del direttore della piscina Peppe Cangemi, e grazie anche all'impegno, e lo voglio fare pubblicamente, ringraziare le tante ditte che ci hanno aiutato affinché oggi 29 agosto questa piscina si potesse inaugurare nel migliore dei modi. Sono tante ditte, non me le ricordo, quindi evito di nominarle, però dall'idraulica alla sicurezza, all'elettricità, ovviamente alla fornitura dei computer, alla fornitura ovviamente tutte le attrezzature di cui la piscina ha bisogno, e tante altre cose che devono ancora arrivare, ovviamente, perché il periodo festivo, il periodo di ferie non ci ha aiutato in questo periodo. Però c'è tanta soddisfazione perché abbiamo avuto anche un'amministrazione vicina, cominciando dal sindaco Vincenzo Grupi, che ci ha benevolmente tartassato perché affinché oggi ci fosse quello che state vedendo, tantissima gente, tantissimi amici, tantissimi curiosi, tantissime iscrizioni, perché vedo qui all'InfoPoint una ressa incredibile, quindi forse questo territorio aveva bisogno di una piscina. E pubblicamente dico anche che questa piscina non è dell'ASI, l'ASI la deve soltanto gestire, non è neanche forse dell'amministrazione comunale, questa piscina è di tutti gli abitanti del territorio, che in forme diverse, dai bambini con le scuole nuoto, con la scuola nuoto, ai più anziani per casomai qualche problema di artrosi o quant'altro, o anche a chi ha avuto qualche problema e quindi deve con l'idrochinesiterapia riportare a norma un arto o quant'altro, quindi anche con i fisioterapisti abbiamo una convenzione che quanto prima andremo a firmare affinché questa piscina sia anche disponibile a loro. Quindi è un coinvolgimento totale ed è quindi il nostro augurio è che questa piscina possa essere la piscina degli abitanti di Bova, di Palizzi, di Melito e di tutto quel territorio, tutto il circondario, perché c'è questa necessità, c'è anche molta attesa, anche in questi giorni abbiamo visto dappertutto gente che chiedeva di questa piscina, forse anche un po' incredula, e forse sicuramente stasera c'era anche una parte che sono solo curioso e sono venuto a vedere questo piccolo gioiellino, che è il gioiellino di tutti noi. Noi siamo un ente di promozione sportiva e sociale, e come tale cerchiamo di mettere questa piscina nelle condizioni e dare quei servizi di cui la cittadinanza ha bisogno. Ecco, sotto questo punto di vista non possiamo che essere soddisfatti per le attenzioni che abbiamo avuto, e di questo ringraziamo anche la stampa locale. Grazie. Al di là del servizio che verrà offerto ai cittadini, probabilmente saranno creati anche nuovi posti di lavoro. Cosa ci può dire da questo punto di vista? Guardi, io non voglio io non sono un imprenditore commerciale, non sono un imprenditore, sono un dirigente nazionale sportivo. Che tipo di persone lavoreranno in questa piscina? Sì, ovvio, però dico, io penso, essendo un dirigente nazionale sportivo, penso all'attività sportiva. È ovvio che qua ci sarà un'impresa di pulizia per pulire 24 ore su 24 la piscina, perché le strutture natatorie hanno bisogno di una manutenzione continua, di una pulizia continua, quindi ci saranno delle persone addette alla pulizia, ci saranno delle persone addette alla reception, ovviamente per dare informazione, ma la cosa principale è ovviamente abbiamo questa convenzione, come dicevo prima, con i fisioterapisti della zona, in modo tale da poter fare una convenzione e lavorare assieme a loro per dare un qualcosa in più anche ai loro pazienti, ma la cosa più importante sono gli istruttori di nuoto. In questa zona non abbiamo istruttori di nuoto, noi stiamo portando istruttori di nuoto di Siderno, di Ardore, di Reggio Calabria, e quindi dobbiamo creare una forza lavoro, una forza di istruttori della zona, quindi quanto prima, penso nei prossimi mesi o con l'inizio dell'anno nuovo, ci sarà un corso di formazione per istruttori di nuoto, per bagnini,
con l'Accademia di Salvamento di Genova abbiamo già un accordo per poter fare anche questo corso per bagnini di salvamento, per bagnini che non servono soltanto all'interno della piscina, ma tramite un esame con la Guardia Costiera, che possono anche fare i bagnini ovviamente nei lidi e quindi sul mare. Quindi è ovvio che c'è questa, da parte nostra, la massima disponibilità ovviamente per creare posti di lavoro, però ovviamente che venga dato il giusto equilibrio e la giusta attenzione, che questa non è un'impresa commerciale. Noi daremo, ovviamente abbiamo bisogno di istruttori, ma sempre prettamente sportivi, e quindi poi sicuramente ci saranno altre necessità, perché sono tante le idee che noi abbiamo in testa e che vogliamo sviluppare nei prossimi anni. Qua è solo l'inizio, il nostro slogan, come lei ha ben visto nei volantini e in tutta la nostra campagna pubblicitaria, è ASI, una storia che comincia. Stasera possiamo dire una bella storia che comincia.